Il governo è al lavoro per potenziare sia uomini e mezzi, e parliamo di forze dell'ordine e comandi provinciali dei vigili del fuoco. Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, lo ha detto oggi a Chieti, dove è tornato per la seconda volta. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha incontrato rappresentanti delle forze dell'ordine, il prefetto Armando Forgione, e ha parlato per quanto riguarda la questura di Chieti. Ha detto si va verso una sede unica nella caserma Spinucci, dove si trovano già degli uffici amministrativi. E poi è venuto qui al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dove è stato accolto dal direttore regionale Stefano Marsella e dal comandante provinciale Davide Martella, e ha incontrato anche una delegazione del personale in servizio, i rappresentanti sindacali, che gli hanno consegnato un documento con le richieste che sono le stesse avanzate anche a livello nazionale, di una riforma e soprattutto di un aumento di uomini e mezzi, che però il sottosegretario ha assicurato. A novembre finalmente riusciamo a ridurre quel gap stipendiale che c'era con le altre forze dell'ordine. Questo è il primo grande messaggio che sto portando in giro a tutti i vigili del fuoco, cioè il loro lavoro deve essere ben valorizzato, deve essere ben armonizzato a tutte le altre forze dell'ordine. Quindi da novembre finalmente avranno i vigili del fuoco il cedolino in busta paga con tutti gli arretrati del 2020, e ci sarà finalmente quella distribuzione dei 165 milioni che abbiamo stanziato nella finanziaria. Uomini e mezzi è ovviamente la nostra priorità. È evidente che avevamo già un programma di inserimenti importante, che però proprio a causa del Covid abbiamo dovuto diluire nel tempo, perché le distanze non ci permettono di avere quella praticità, quella velocità nell'immissione. Però chiaramente già c'è un processo di incremento degli uomini. Chieti è anche una di quelle sedi che sicuramente sarà interessata, così come per i mezzi, perché stiamo preparando un piano nazionale per la reimmissione dei mezzi, soprattutto per quelli che hanno già un'anzianità di circa 15 anni. È evidente che la prima sicurezza che dobbiamo assicurare ai vigili del fuoco, perché sono loro che poi vanno a salvare le vite in caso di emergenza. Il mio impegno è massimo sicuramente da questo punto di vista, e mi fa piacere che oggi dalla parte anche dei vigili del fuoco si vede che c'è un riavvicinamento reciproco tra la politica, che non li tratta più a pacche sulle spalle, ma finalmente andiamo un po' nei fatti, che questa è la cosa più importante. Poi ha parlato del nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, e sui controlli che saranno garantiti vista la chiusura dei locali dalle ore 23 alle 5 del mattino. Si è soffermato anche su quanto è avvenuto a Lanciano, dove un gruppo di giovani ha violentemente aggredito e ferito un ragazzo. La prima cosa che voglio fare è dare un messaggio di vicinanza alla famiglia del ragazzo aggredito, e quindi fargli gli auguri di una prontissima guarigione quanto più presto possibile. C'è una cosa che va comunicata a tutti i cittadini dell'Abruzzo e a tutti i cittadini italiani: queste persone che si sono rese protagoniste di questa vicenda sono state assicurate già alla giustizia in 24 ore. Lo Stato c'è, non si scappa. Chi delinque viene prima o poi preso, in questo caso in un tempo record, quindi non c'è tempo da dedicare ad aggressioni. Siamo in un momento nel quale come italiani dobbiamo stringerci a corte, come dice il nostro inno, perché stiamo vivendo un momento di difficoltà sanitaria incredibile, e quindi questi episodi di aggressione, che sono semplicemente parte di un degrado culturale, la responsabilità è di tutti, non c'è un'etichettatura da dare, né politica né etnica, assolutamente, dobbiamo scongiurarla in tutti i modi possibili, ma darci da fare per essere più presenti culturalmente, e anche le stesse forze dell'ordine. Noi non abbiamo gli strumenti per anticipare i reati, non ce li avremo mai probabilmente, e non sono sicuro che sia sano, così come non sono sicuro che sia sano diffondere e aumentare gli organici fino a dismisura. Io non voglio militarizzare il paese, voglio semplicemente che questo paese capisca il valore culturale che c'è alla base delle cose, e i primi ad essere d'accordo su questo sono sicuramente le forze dell'ordine, che ringraziamo ancora per il lavoro che fanno, e quindi invito a tutti questi ragazzi a trovare tutti i modi per divertirsi possibili, ma nel rispetto reciproco delle persone, perché poi lo Stato arriva, se delinqui ti veniamo a prendere, non ci sono storie. Potranno essere garantiti anche i controlli alla luce del nuovo DPCM, che dispone la chiusura dei locali dalle 23 alle 5 del mattino?
Proprio adesso vengo da un incontro col questore, con il quale innanzitutto ho parlato dell'assicurazione, di assicurare una sede dignitosa alla Polizia di Stato, perché stiamo lavorando sulla caserma Spinucci, come sapete, e vogliamo accelerare questo processo che gli consenta finalmente di avere degli spazi e quindi anche in quel caso assicurare sedi sicure a chi poi assicura la pubblica sicurezza. Una pubblica sicurezza che ogni giorno vicina al cittadino, perché capisce le difficoltà. Io ho avuto dei feedback molto positivi, perché tutta la provincia di Chieti sono tutti quanti molto attenti a queste misure, così come i ristoranti e i bar mi hanno detto che sono tutti molto rispettosi del DPCM. Questo mi fa ben sperare, perché si è capita la responsabilità che c'è alla base. Quindi insieme con la polizia, non con un'attività repressiva necessariamente, è ovvio, se non ti metti la mascherina e se metti in pericolo la sanità degli altri ti becchi la multa, questo è il minimo, però io sto percependo che c'è una rinnovata responsabilità e consapevolezza nei cittadini, e questo secondo me è il più grande risultato che ci dobbiamo portare avanti e perseguire in questa strada. Io quello che posso assicurare è che la prossima volta mi vedrete qui a Chieti, mi vedrete per aprire la caserma Spinucci. Come mostrano anche le immagini di Diego Martelli, la visita nel comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stata che occasione per mostrare la situazione all'interno di questa sede in via Masci, dove, ha detto il comandante Martella, non si sono registrati casi Covid. Quali attività siete impegnati quotidianamente in questo periodo? Siamo impegnati sempre su tutte le attività. Chiaramente il Covid, la pandemia, ha creato ulteriori criticità, perché può colpire anche il personale. Sul comando finora, con particolari attenzioni, siamo riusciti a non avere casi particolari di, diciamo, personale colpito da Covid, e quindi finora siamo riusciti a garantire il soccorso in maniera assolutamente completa. Le richieste sono sempre le più svariate, alle quali noi cerchiamo di fare fronte nel modo migliore. Chiaramente, quando c'è il sospetto Covid, la squadra assume tutte le precauzioni necessarie del caso, anche con una certa ridondanza. In questo modo finora siamo riusciti a non avere contagi nel comando. Donato D'Arcangelo, il segretario provinciale della UILPA, dei Vigili del Fuoco di Chieti, le vostre richieste al sottosegretario? È vero sì che noi non abbiamo le morti frequenti, però è altresì sì vero che abbiamo una marea di infortuni, abbiamo una serie di malattie professionali che appena dopo la pensione vengono a galla, dopo i 60-61 anni vengono a galla. La vita del Vigile del Fuoco è molto travagliata, è diversa dalla polizia, quindi il paragone è completamente errato. Parlando invece della visita del pomeriggio a Chieti Scalo, nello stabilimento di Leonardo, che è la divisione Cyber Security, il sottosegretario Sibilia ha detto che è un vanto per l'Abruzzo, sarà ulteriormente valorizzato e potenziato. È evidente che la cyber security oggi ha un ruolo centrale. Il fatto che ci sia un'azienda di questa importanza qui a Chieti vi deve rendere orgogliosi il fatto di essere custodi di un presidio di sicurezza di caratura internazionale. L'Italia in questo senso può fare molto, deve fare molto, dobbiamo investire quanto più possibile, perché vedete benissimo che ogni giorno i reati sono sicuramente molto più commessi a livello di cyber, quindi nelle reti, e dobbiamo assicurarne la sicurezza, come stiamo facendo anche lì, attraverso la responsabilità e lavorandoci ogni giorno. Quindi la mia visita è anche questo, significa essere vicini a chi opera nella direzione della sicurezza per i cittadini. Lei è un giovane, quale messaggio vorrebbe che arrivasse a tutti i giovani abruzzesi? Ma diciamo che i giovani è una categoria che io non credo nei giovani, nei vecchi, credo nel fare la cosa giusta. La cosa giusta è impegnarsi per la propria comunità. Se credete nel fatto che la vostra comunità possa darvi tanto, vi ha già dato tanto perché ci state, secondo me potete contribuire a farla diventare ancora migliore. Penso che basta poco alle volte per rendere migliori. Conoscerla, quindi andare a visitare le cose che ci sono, le cose belle. Io oggi visito la caserma dei Vigili del Fuoco, che è una cosa bella del territorio, mai darla per scontata. E tra le altre cose c'è anche, per esempio, chi fa il volontario per i Vigili del Fuoco qui nella provincia di Chieti, al quale va il mio saluto, e penso che questo deve essere il motore per i giovani, lo sarà sicuramente.